Siamo a San Siro, nella scala del calcio, stadio meraviglioso. Un saluto da Pierluigi Pardo e Leria Dani, con cui commenterò il match di oggi. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. In campo le formazioni di Milan e Torino. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi, sai Pier? Personalmente sento che ci divertiremo e tendo a fidarmi delle mie sensazioni. Ecco l'11 titolare del Milan. Veniamo per la porta. Krunic insieme a Loftus-Cheek a centrocampo e Giroud unico riferimento davanti. In grafica vediamo l'11 titolare del Toro per questo match. È probabile che si affidino a difesa e contropiede sfruttando la velocità sugli esterni per ribaltare rapidamente l'azione una volta riconquistato il pallone. Sono con te Pier, è la tattica che meglio di tutte esalta le qualità dei giocatori di questa rosa. Possono fare male se trovano spazi davanti, gli avversari devono stare attenti . Il Toro che gestisce il primo pallone della gara. Viene avanti palla al piede. Lascia partire il cross. Deve liberarsi subito del pallone. Continuano a spingere. Crossa verso il centro. Grande parata in tuffo. Palla verso il centro dell'area. Rischiano ancora qui. Possesso perso. Attacco affidato a Giroud, grande curiosità su ciò che saprà dare. È un finalizzatore nato, Pier. Il gol è parte del suo DNA. Basta concedergli un metro e ti punisce, perché l'istinto lo porta a trovare sempre la posizione migliore per battere a rete. Allora che sembra buono. Conclusione da cancellare. Giroud può far male da lì. C'è la respinta, pallone ancora buono. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Decisivo il portiere sul tentativo di prima. Ha impedito la palla di entrare con un intervento da campione. Si resta dunque in parità. Sanabria. Può andare in porta qui. Rete! Il gol dell'1-0, eccolo!
hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza, e ha avuto ragione. E nulla da fare qui per il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Allunga la gamba e riconquista il pallone. Tocco per Pulisic. È buona l'intuizione di Giroud. Respinge il primo tiro. Murato al momento del tiro. Signorina Federica Cannavale è in attesa all'ingresso della porta 3 dalla sorella Alessandra. Difesa che legge bene questo cross. Che grande intervento. Ha spazio per andare, può mettere da lì. Hanno avuto il pallone per allungare sugli avversari e portarsi a più due. Beh, possiamo parlare di gara occasione da rete sprecata in questo caso. Speriamo per loro che non debbano recriminare per questo errore. Olivier Giroud. Occasione importante per pareggiare. Ha sprecato una grossa opportunità per il pari. Poverino, si starà mangiando le mani per questo errore. Speriamo per lui che non si riveli decisivo. Vito Vlasic, palla gol per Vlasic. Aspetta bene questo tentativo al portiere. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Difesa avversaria piazzata male qui. Giroud, e c'è il gol, arriva dunque il pareggio. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Occasione per il Toro sulle fasce laterali. Efficace la copertura della difesa che si salva. Passaggio che raggiunge a destinazione, intercettato. Giro. Occhio al pallone alto, possibilità. Sanabria, attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Finisce qui la prima frazione, squadre che fanno rientro negli spogliatoi. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Bravo nel saltare l'uomo. Occasione per passare in vantaggio. Ecco il gol.
Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Se ricomincia col Torino in svantaggio, vedremo se saranno in grado di effettuare la rimonta. Vlasic, serie prolungata di passaggi per il Torino qui. Sanabria, il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Giro, attenzione alla possibilità. Mettono a segno il più due, il secondo in pochi minuti. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza e ha avuto ragione. È nulla da fare qui per il portiere. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Sanabria, Vlasic non è riuscito a inquadrare la porta, fallendo il gol che ti avrebbe in qualche modo rimesso in partita. Un errore che potrebbe penalizzarti anche a livello psicologico questo. Può passarla. Giroud, occasione per Giroud. Ha angolato, ma conclusione che è terminata là. Ci sarà dunque un cambio. Possesso per la squadra avversaria. Pallone recuperato, pericolo. Attenzione, prova! Aveva tutta la porta spalancata e non poteva proprio sbagliare. Questo replay del gol. Aveva tutta la porta a disposizione. Portiere e difensori sciaccherano il bar, eh? E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. L'arbitro dice che si può giocare, norma del vantaggio. Calabria. Loftus-Cheek. Legge bene la traiettoria e riparte. Avanza col pallone tra i piedi. Occasione per Giroud. Volo plastico del portiere. Avvicendamento nelle fila del Torino. Con il numero 17, Wilfried Tsungo. In campo con il numero 3, Per Schuurs. Occhio al cross in mezzo. Tentativo da dimenticare di testa, ma pallone lontano dallo specchio. Ancora un quarto d'ora da giocare.
ben posizionato qui, recupera il pallone. Hernandez, c'è la ribattuta. Conclusione che non inquadra lo specchio, palla sul fondo. Voleva metterla all'angolino, ma non l'ha colpita bene. L'idea rimane buona, va rivista l'esecuzione. Linetti. Sanabria. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. La manovra interrotta senza problemi. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Vuole rimbucare. Prova il pallonetto. Ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Ha poi visto il portiere fuori dai pali e l'ha scavalcato con un delizioso pallonetto. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Miranchuk. Servito Vlasic. Che chance clamorosa! La risposta in tuffo di Maignan. Occhio al tocco in mezzo. Senza problemi il portiere su questo corner, nonostante il contatto con l'avversario. Loftus-Cheek. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Fischia la fine l'arbitro, esultano i tifosi di casa per questo successo. Un successo largo, frutto dell'ottima prestazione di squadra. Oggi per loro ha funzionato tutto, senza sbavature direi. Come in un meccanismo perfetto. Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione, lo ha dimostrato per tutto il match. C'è la sua firma su questa vittoria, Pierre. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.